Huerta de Soto, come battere il debito pubblico. Birindelli ha scritto questo articolo nel 2013, prendendo spunto da un editoriale di Alesina e Giavazzi sul Corriere della Sera, in cui i due autori illustravano una proposta per la riduzione del debito pubblico. La proposta di Alesina e Giavazzi è un'imposta patrimoniale e le privatizzazioni. Birindelli, dopo aver criticato questa proposta come solita solfa statalista, illustra invece un'altra proposta per la riduzione del debito pubblico che è stata avanzata dal professor Huerta de Soto, uno dei principali economisti austriaci odierni. La proposta di Huerta de Soto non è immune da possibili critiche e in particolare ha il limite di essere gradualistica in teoria e perciò quasi impossibile da raggiungere in pratica. Inoltre aggredisce il problema della stampa di moneta a corso forzoso e della riserva frazionaria soltanto sul terreno del sistema monetario e bancario, senza agire contemporaneamente anche sulla struttura istituzionale e quindi sulla relativa idea di legge che ha reso possibili questi privilegi. È irrealistico pensare che questi privilegi possano essere eliminati se l'idea di legge e la struttura istituzionale che hanno consentito quei privilegi rimangono intatte. Nella prima parte di questo articolo Birindelli critica la proposta di Alesina e Giavazzi, definendola la solita solfa statalista, il non pensiero degli statalisti. Al contrario, la proposta di Huerta de Soto significa pensare in modo economico al di fuori dei paletti intellettuali imposti dal potere politico, significa ragionare sulle cause strutturali dei problemi e non sui loro effetti, significa avere delle idee in questo deserto intellettuale delle cosiddette élite. Malgrado i limiti, Birindelli considera una buona proposta quella di Huerta de Soto. Il debito pubblico italiano è aumentato del 30% negli ultimi 10 anni, questo articolo è del 2013, quindi vuol dire tra il 2003 e il 2013. La pressione fiscale è sempre più esorbitante e anche per questo la crescita economica è praticamente inesistente o addirittura una decrescita. I tassi di interesse sono mantenuti straordinariamente e artificialmente bassi. Alesina e Giavazzi affermano che esistono solo due modi per ridurre il debito pubblico, l'imposta patrimoniale e le privatizzazioni. Di imposte patrimoniali in realtà ne abbiamo già diverse, dalle imposte sulla casa alle imposte di bollo sugli investimenti finanziari. Quindi si tratterebbe di un'imposta patrimoniale aggiuntiva. Oltretutto sappiamo che non esiste nulla di più permanente di un programma temporaneo del governo. Inoltre, come sanno gli economisti austriaci, che vedono l'economia nel suo complesso come la scienza che studia l'azione umana, non c'è differenza sostanziale fra imposte patrimoniali e imposte sul reddito, questo perché il patrimonio produce reddito. C'è equivalenza fra reddito e capitale, il reddito infatti è quello che il capitale rende per periodo. Il capitale è la fonte del reddito e il suo valore viene calcolato a partire dai flussi di reddito che permette di ottenere nel tempo, questo perché non c'è reddito senza capitale. Quindi c'è assoluta equivalenza fra capitale e reddito, quindi è indifferente tassare l'uno o l'altro. La distinzione dunque fra tassa patrimoniale e tassa sul reddito è soltanto una trovata mediatica del potere politico che, con l'aiuto degli intellettuali al suo servizio, serve a giustificare il saccheggio della proprietà da parte della macchina statale. Alesina e Giavazzi nel loro articolo evitano un qualsiasi accenno alle cause strutturali della continua crescita del debito e quindi delle dimensioni e delle funzioni dello Stato. Non accennano ai privilegi della manipolazione monetaria e del credito, corso forzoso denaro fiat, riserva frazionaria, stampa di moneta e fissazione arbitraria dei tassi di interesse da parte delle banche centrali. Non accennano ai limiti di principio alle funzioni dello Stato, alla sostituzione della legge con la L maiuscola, quindi il limite al potere, con la legge Fiat, che è lo strumento invece di potere. È anche ammesso che il debito venga ridotto con un'ulteriore imposta patrimoniale o con le privatizzazioni, non spiegano cosa accadrebbe dopo, cioè cosa impedirebbe al debito di tornare a crescere di nuovo. Tra l'altro un'ulteriore imposta patrimoniale, oltre a quelle già esistenti e a quelle sul reddito, avrebbe effetti economici depressivi. E le uniche privatizzazioni che veramente funzionerebbero sarebbero quelle di rinchiudere lo Stato all'interno della gabbia costituita dall'unica funzione che è compatibile con una società imperfettamente libera e prospera, cioè la difesa della sovranità della legge con la L maiuscola. Invece con le privatizzazioni che hanno in mente Alesina e Giavazzi e con l'ulteriore imposta patrimoniale il debito pubblico non potrebbe essere ridotto ma continuerebbe a crescere.
L'unica maniera per ridurre il debito a quel punto sarebbe il default esplicito, che è una possibilità auspicabile e legittima. Rothbard è a favore del ripudio del debito pubblico, però devono esserci le giuste condizioni istituzionali, quelle della sovranità della legge con la L maiuscola, quindi lo Stato minimo e la separazione dei poteri. Al di fuori di queste condizioni, lo Stato continuerebbe necessariamente a espandersi. Quindi avrebbe bisogno di aumentare il debito pubblico, ma essendo andato in default sarebbe difficile o estremamente caro ottenere credito. Viceversa, nelle condizioni istituzionali dette, cioè le condizioni della sovranità della legge, dello Stato minimo e della separazione dei poteri, non ci sarebbe bisogno di ulteriore debito e quindi il ripudio del debito pubblico pregresso, oltre che una cosa legittima, secondo Rothbard, sarebbe anche possibile senza conseguenze finanziarie ed economiche negative. In ogni caso non è necessario arrivare al default esplicito per ridurre il debito, perché ci sono altri modi, come per esempio la proposta del professor Huerta de Soto.